Vittorie per quasi tutte le squadre impegnate nella lotta ai playoff. L'unica eccezione è proprio per il Pescara, beffato allo scadere a Vicenza, mentre conquistano l'intera posta in palio Torino, Empoli, Padova e Livorno. In pratica i biancoazzurri dicono addio ai sogni di gloria in un sabato calcistico amarissimo e condizionato dal giudice di gara. Al Menti di Francesco sceglie Cascione a supportare Sansovini. In difesa rientra capitan Olivi. Maran opta per Tulli e Mustacchio, in panchina Cellini e Botta. Fischio d'inizio di un confronto dalle continue sorprese. Al quinto, bordata dalla distanza di Paro, Pinna si allunga e devia in angolo. Poi il Pescara va vicinissimo al vantaggio, tiro cross dalla destra di Gessa, Russo respinge la meno peggio. Sansovini non è fortunato nel tapin. Replay. I biancoazzurri premono. Al 18esimo Petterini pesca in area Sansovini, che in semi rovesciata impegna severamente Russo. Poi si vede il Vicenza, pericoloso d'angolo, pallone alto sulla traversa. Al 24esimo Bonanni salta il proprio avversario diretto, si incunea dalla sinistra in area ed esplode il suo sinistro, pallone fuori misura. Al 43esimo salvataggio sulla linea di Verratti, dopo che Martinelli aveva inzuccato sugli sviluppi di un angolo. Rivediamo questa chiara occasione da rete. Primo tempo che termina sullo 0-0, tante le emozioni nella ripresa. Al secondo Vicenza in vantaggio, Rigoni innesca Bruscato che brucia Mengoni e con un pallonetto beffa Pinna. L'esultanza dei biancorossi, il replay. Il Pescara però reagisce con rabbia. Al 23esimo diagonale di sinistro di Sansovini, si esalta il portiere Russo. Nella moviola il tiro e la risposta dell'estremo vicentino. Al 28esimo Olivi ristabilisce la parità svettando su angolo di Giacomelli. Russo non è esente però da colpe. 1-1, partita di nuovo in piedi e il Delfino che ci crede. Al 31esimo Pescara in vantaggio, Giacomelli sfonda sinistra, cross al bacio per la deviazione di Sansovini che mette alle spalle dell'estremo locale. È il gol della speranza, con i sogni playoff che si riaprono. Scorrono i minuti. Al 34esimo Pinna si oppone a Botta. Al 39esimo Tulli trova in area Bruscato che anticipa tutti di testa, pallone sul fondo, sospiro di sollievo bianco-azzurro. Poi al 47esimo l'episodio che segna il campionato degli abruzzesi, clamoroso abbaglio dell'arbitro, Abruscato commette carica su Pinna, l'azione va avanti, il portiere biancoazzurro a terra Botta, per Candusso il rigore, espulso Pinna, proteste a non finire, Di Francesco sbotta, arma sul dischetto, mette alle spalle di Mengoni, tra i pali visto che Di Francesco ha effettuato tutte le sostituzioni. 2-2, stop e fine dei giochi, l'amarezza immensa, ma al Pescara tanto di cappello.